8 alimenti per sopprimere la fame, per aiutarti a mangiare di meno e perdere rapidamente in grasso addominale. Sfortunatamente, quando si perde grasso addominale, ci rende più affamati e aumenta il nostro appetito. Questo rende molto difficile perdere grasso addominale. Oggi vi presentiamo 8 alimenti che aiutano a sopprimere la fame e perdere grasso addominale rapidamente sulla base della scienza. 1. Caffè. La maggior parte di noi non può iniziare la giornata senza un'ottima tazza di caffè, ma sai che solo una o due tazze di caffè possono aiutarti a perdere peso? La caffeina, il principale composto attivo nel caffè, riduce la produzione di grelina nello stomaco. La grelina è l'ormone responsabile per stimolare l'appetito e aumentare l'assunzione di cibo. Bere una tazza di caffè a stomaco vuoto al mattino e mezz'ora prima dei pasti può aiutarti a ridurre la quantità di fame che senti che ti fa mangiare di meno. Ma attenzione, si tratta di bere un caffè da solo senza aggiungere zucchero, latte, panna o anche coloranti. Inoltre, leggere attentamente le etichette prima di acquistare un caffè. Alcuni tipi vengono premiscelati con lo zucchero, quindi il tuo piano può andare in pezzi con quei grammi di zucchero in più. 2. Spinaci. Gli spinaci sono una delle verdure verdi più nutrienti. Il motivo per cui questo ortaggio è ideale per accelerare la perdita di peso è che ha pochissime calorie, senza grassi e carboidrati. Ciò che contribuiscono sono in realtà la fibra, che rallenta la digestione, rimanendo più a lungo nell'intestino e facendoti sentire pieno. Si possono mangiare spinaci sia crudi che cotti. Tuttavia, per tenerti pieno più a lungo, cercare di mangiarli interi e non liquefare. Se liquefazione, tutta la loro fibra sarà persa e l'intestino non avrà molto lavoro da fare. 3. Tè verde. Il tè verde è così ricco di antiossidanti e fitonutrienti che è diventato uno dei preferiti infusi per coloro che cercano di prendersi cura della salute, mantenere la longevità e evitare danni alle cellule. Ma oltre ai suoi benefici per la salute, il tè verde aiuta a perdere peso grazie alla caffeina e catechina, aiutando a ridurre l'appetito e aumentando il tasso di bruciare i grassi del 4%. Bere 4 tazze di tè verde al giorno ti aiuterà a rilassarti e perdere peso. Ma attenzione, applicare lo stesso come caffè, non aggiungere latte, zucchero o coloranti. 4. Petto di pollo. Il petto di pollo è una carne magra che offre un alto contenuto di proteine e sostanze nutritive, ma con un basso contenuto di grassi e calorie. È alimento proteico preferito da chi cerca di perdere peso in quanto ti mantiene saziato più a lungo, riducendo le tue visite al frigo o la tentazione di una ciambella a metà pomeriggio. È possibile includere il petto di pollo nella vostra dieta in diversi modi, dalla colazione con un panino a pranzo e la cena. 5. Sedano. Questo ortaggio a foglia verde e a gambo lungo è un alleato di qualsiasi tipo di piano dimagrante, poiché è ricco di sostanze nutritive con basso apporto calorico. In 100 g di sedano trovi solo 16 calorie, 6 g di carboidrati e nessun grasso. La fibra nel sedano ti dà una maggiore sensazione di sazietà e agisce come un alimento prebiotico che migliora la salute intestinale. Il sedano ha anche un alto contenuto di acqua che lo rende un alimento idratante
e diuretico che accelera l'espulsione delle tossine nel corpo. Uno dei modi più diffusi per perdere peso con il sedano è preparare un succo con tutto in gambo della foglia e berlo ogni mattina. Ma se non ti piace il succo, puoi anche mangiarlo crudo per tutto il giorno. 6. Avocado. Avocado è stato pensato per far guadagnare peso, ma in realtà aiuta a perdere peso. L'avocado è ricco di grassi buoni, tra i quali spicca l'acido oleico, lo stesso trovato nell'olio d'oliva. Questo tipo di acido grasso aiuta a ridurre il colesterolo cattivo nel sangue e trigliceridi, che ha un impatto sulla migliore salute cardiovascolare e nella riduzione del sovrappeso e dell'obesità. 7. Zenzero. Lo zenzero può aiutare a perdere grasso addominale aumentando la termogenesi e controllando l'appetito. Uno studio del New York Obesity Research Center e della Columbia University ha mostrato che i partecipanti che consumavano zenzero prima di colazione si sentivano più pieni subito dopo la colazione e molto tempo dopo rispetto a quelli che non assumevano il supplemento di zenzero. Bevendo una tazza di tè allo zenzero prima del pasto sarai meno affamato. Questo può farti mangiare lentamente, essere consapevole di ogni boccone che a sua volta ti rende più consapevole di quando sei pieno. Si può anche mescolare lo zenzero con tè verde e quindi raddoppiare l'effetto di entrambi. 8. Cioccolato fondente. Non potevamo salutarti senza darti un regalo. E qui si ha a perdere peso senza rimorsi. Cioccolato fondente. Il cacao puro è un alimento ricco di antiossidanti che produce benefici unici per la salute, come un miglioramento della pelle e il rafforzamento del sistema immunitario. Il modo migliore per consumare cacao è nel cioccolato fondente, poiché il cioccolato al latte contiene un livello molto basso di cacao e ha anche un eccesso di zuccheri aggiunti. Studi di dieta hanno dimostrato che il cioccolato fondente mantiene la sensazione di pienezza e aiuta a ridurre l'appetito. Ma ricordati di non esagerare, con solo pochi grammi al giorno si otterrà i suoi benefici.